Oggi andiamo a vedere se questo giocattolino funziona. Mi è stato regalato da un mio collega di lavoro, del mio ovviamente precedente lavoro, che a sua volta l'ho preso da dove lavoravamo prima. Sì, lavoravamo perché anche lui si è licenziando 2 mesi dopo che mi sono licenziato io. Che sia chiaro, non è stato rubato. Prima che poi qualcuno si metta a dire che è stato rubato. Dunque, per chi non lo sapesse, le grandi aziende e grandi istituti, quando cambiano il loro computer, secondo voi, cosa ne fanno di quelli vecchi? Purtroppo li buttano. Capitava che di tanto in tanto ricevavamo delle email in cui ci dicevano che ci sono X computer che stanno smaltendo e che se qualcuno voleva ne poteva prendere uno. Com'è possibile che io non ci sia mai arrivato? Ma questo mio collega, in realtà sì. E siccome lui ha pure lasciato il lavoro e se ne va fuori dal Regno Unito, mi ha detto prenditelo. Questo accadde qualche mese fa, ma io fino ad oggi non ho avuto modo di testarlo sino a questo momento. Questo perché, come voi sapete da questo video, ho avuto molti problemi seri di alloggio a causa di un piccolo allagamento in casa mia. E ora che mi sono trasferito, ho trovato il tempo da dedicare a questo computer. Io non so neanche se parte, quindi non so neanche che professore monta, non so chi era, ma non so niente. L'unica cosa che so è che ha un raffreddamento liquido e 4 bagni di RAM. E lo so perché il pannello laterale è in vetro e posso vedere cosa ci sta sulla scheda madre. Oltre a quello, il nulla. Che io sappia, questo collega lo usava come server e aveva una distribuzione Linux installata. Non so bene quale, ma direi Ubuntu, ma non sono sicuro al 100%. E quindi oggi scopriamo assieme se questo computer funziona e se lo posso rendere mio. Ma prima di cominciare voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere se questo computer in realtà è una merdata oppure è qualcosa che posso utilizzare per altri scopi. E quindi la prima cosa da fare è vedere se parte. Quindi lo metto sopra il mio computer, stacco il cavo di alimentazione, tastiera e mouse e riattacco nel computer nuovo. Premuto il bottone dell'alimentazione, adesso possiamo premere quello dell'accensione e vediamo cosa succede. Beh, di partire parte. È molto silenzioso e anche Linux parte. Allora, quello che faccio adesso è quello di ripristinare il mio computer, attaccare una penna USB e di flashare Ubuntu 23.04. Io utilizzo UnetBootIn come programma per fare queste cose. L'ho usato spesso, mi sono trovato piuttosto bene in passato, anche perché è multipiattaforma. Non so per quale motivo, ma l'ultima versione di Ubuntu non compare nella lista. È addirittura fermo a Ubuntu 20.04. Vabbè, quello che faccio è che la scarico dal sito di Ubuntu e aspettiamo, aspettiamo. Forse sarebbe meglio velocizzare un po'. Ecco, adesso ci siamo. Quindi, gli do in pasto un netbootin e via. Meglio velocizzare anche qua, altrimenti il video diventa di 1 ora. Una volta caricato Ubuntu sulla penna, ripristino il nuovo computer, sempre attaccando l'alimentazione, mouse, tastiera, bla bla bla, e boom! Una volta avviato, premo Del per avviare il BIOS, così che io possa cambiare l'ordine del avvio dei dischi. E una password. E quale cazzo è la password? Penso che ci sarà un modo per resettare la memoria del BIOS, che tipicamente viene chiamato CMOS. Quindi quello che faccio adesso è vado a spulciare il manuale della scheda madre, un Asus Cybertooth Z97 Mark II. Allora, secondo il manuale, basta spegnere l'alimentatore, staccare il cavo di alimentazione, spostare questo jumper da questa posizione a quell'altra, attendere 10 secondi e rimetterlo come era prima. Sembra semplice. E in effetti lo era. Il BIOS è partito, però glitcha, con mio grande stupore. In realtà, per far partire la live di Ubuntu, non è necessario avere accesso al BIOS, perché quando mettevo la pennetta partiva automaticamente. Evidentemente il BIOS era già configurato in modo tale da buttare una pen drive in caso fosse stata inserita. Tuttavia, la live, dopo qualche secondo, glitchava, esattamente come avete già visto per il BIOS. Purtroppo non ho fatto le riprese, e forse è stato un bene, visto che avreste sentito solamente le mie bestemmie e i beep. Oppure ho contattato il mio amico per chiedergli se sapesse di questo problema e ascoltato il nostro scambio di audio su Telegram. Ho un po' offuscato la sua voce perché non gli ho chiesto la sua autorizzazione,
non gliela chiedo, visto che è lo stesso amico che a cui dava fastidio che facessi video per YouTube. Quindi quello che faccio è offusco tutto, mantengo il suo anonimato. E quindi ora andiamo ad ascoltare il nostro scambio di messaggi. Capo, buongiorno. In quel computer che ho scoperto che hai chiamato Pantegana, mi puoi dire che versione di Ubuntu hai installato? Perché praticamente ieri io ho provato, diciamo, a mettere una live su una pennetta USB, che è comunque l'ultima live di Ubuntu, questa è la 2304, stiamo qua. E praticamente dopo che parte tutto, polpetta, dopo qualche secondo si pianta, cioè si frizza. Non so se è un problema, non so, dell'ultima, insomma, 2304, o un problema della scheda madre che c'ha qualche problema con l'output video, perché comunque tipo glitcha e poi si blocca, cioè io devo spegnere tenendo premuto il tasto. Ma io non vorrei che sia qualche cosa di sto Wayland che loro stanno utilizzando che non va bene, quindi, però siccome c'è Ubuntu installando, suppongo che tu l'abbia stato dall'interfaccia grafica, a meno che mi dici che è stata l'interfaccia testuale, perché non lo so, tipo apro una finestra, dopo che carica tutto, come si chiama, l'interfaccia grafica, boom, si blocca. Quindi volevo capire un po' cosa avevi fatto tu per installarlo e se ti era, se te l'ha cambiato questo problema. Buongiorno. No, lì c'è una 2204, penso, non sono certo, ma ne sono abbastanza convinto, perché non mi bisognerebbe caricare niente che non sia una LTS, e non ne ricordo di aver avuto nessun errore di questo tipo. Quindi quello che ti consiglio è metterci su un'altra 2204, pialla tutto e va, perché comunque non c'è su niente su quella Pantegana lì. E Pantegana è perché è quella cosa che mi sta a venire in mezzo piedi, è tutta grossa. E chiamarlo non mi sembrava esattamente molto safe for work. Come avete sentito, io pensavo che il problema potesse essere o qualcosa inerente a Wayland, il server grafico che utilizza Ubuntu da qualche tempo a questa parte, che ha sostituito X, oppure c'è un problema con la scheda madre, visto che la scheda grafica è integrata. Anche perché con la live avevo in qualche modo intuito che non era un problema di Linux. Il computer proprio si frizzava e non il sistema operativo oppure l'interfaccia grafica. E quindi, per il poco tempo che mi sono goduto il BIOS, avevo notato che intanto monta un i7 di quarta generazione, un po' datato, non male comunque per essere un computer preso a gratis. E poi il BIOS riconosce solo 3 bagni di RAM, anziché 4, e noi sappiamo che sono 4, perché lo vedete qua, visto? 1, 2, 3 e 4. In particolare non riconosce questo banco di RAM, ma guarda un po'. Ovviamente non uscite forse bene a vederlo, ma il banco di RAM non è esattamente alloggiato. E quindi il computer glitchava di brutto perché questo banco di RAM faceva falso contatto. Utilizzando immagini di repertorio girate in un video in cui monto una nuova scheda madre nel mio computer, ho praticamente fatto una cosa simile. Ho staccato e riattaccato la RAM e tutto adesso funziona a meraviglia. Perfetto! Adesso possiamo installare Ubuntu 2304! Una volta fatta partire la live, creo le partizioni che mi servono. Una per il boot EFI, una per la root, una per la home, una per la memoria swap e un'altra per Windows. Una volta partito, mi dà questo errore. Ma che c***o, tutta sta rottura di c***o mi dice installazione fallita? Cercando online mi accorgo di non essere l'unico. E quindi puppa. Ah, faccio un po' di pazienza, scarico la 2204, che tra l'altro è una LTS, cioè una long term support, la metto sulla penna USB e niente. Mi compare questa inquietante schermata blu come sfondo di Gnome. Ogni tanto capita che Unet boot in scoglioni e mi cercava di attaccare il mio computer per formattare e rifresciare la pennetta, quindi lo faccio da Mac. Vi risparmio la procedura, ma è esattamente identica a quella che ho fatto vedere poco fa su Linux, anche perché, come vi dicevo, Unet boot in è anche disponibile su macOS. Benissimo! Riattacco la penna, faccio partire la live e installo. Dopo qualche minuto
Eccoci qua, Ubuntu 22.04 pienamente funzionante in un computer che era destinato all'oblio. E lo state vedendo adesso. Questo è il computer nuovo. Ora qua ci sta un problema. Il dongle wifi che uso non è supportato nativamente da Ubuntu 22.04. Lo so perché ho avuto lo stesso problema con il mio computer e ho dovuto scaricare i driver da un sito cinese Scrause. E non avendo internet non posso neanche scaricarli su questo computer. Tuttavia, per quel poco tempo che ho usato la live di Ubuntu 23.04 prima che glitchasse, quello stesso dongle funzionava. E quindi basta aggiornare Ubuntu alla 22.10 e poi alla 23.04. Il gioco è fatto! Ma ho sempre bisogno di internet. Fortunatamente mi viene in soccorso questo cosetto che non ho mai utilizzato. La Vodafone, e non quella italiana, che mi offre la connessione internet con la fibra ottica, mi ha dato questo dispositivo che loro chiamano Wi-Fi Booster. È un semplice ripetitore Wi-Fi del merda che fortunatamente ha una porta Ethernet. Se collego il computer con questo coso via Ethernet e il booster si collega al router via Wi-Fi, posso avere internet senza andarmi a ricercare quei driver da quel sito Scrause. Che tra l'altro non sarebbe neanche un problema se non mi ricostringesse a smontare il computer oppure dovrei fare dal Mac e francamente mi scoccia. Eppure, ripensandoci, sarebbe stata una soluzione più veloce, visto che per comprare questo ripetitore ho perso mezzo della mia vita. Per utilizzare una mezz'oretta per fare due distro upgrade e poi l'ho rimesso, infatti dove lo sto trovando adesso, infatti l'ho rimpacchettando. A questo punto della storia ho Ubuntu 23.04, è una pennetta wifi che funziona. Adesso scarichiamo Windows 11 e lo metto sulla penna USB. Microsoft fortunatamente mette a disposizione un tool che fa tutto questo per noi. Quindi stacco, scarico questo eseguibile, metto tutto sulla pennetta, riattacco, faccio partire l'installer di Windows e niente. Errore anche qua. Mi dice che il mio computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema. Già, questo messaggio di errore mi era capitato in passato. Sarà il processore troppo vecchio? No. E il problema stavolta è la scheda madre. Non perché sia rotta, ma perché le manca una cosa che Windows 11 vuole. E andando a vedere i requisiti minimi di sistema di Windows 11, vuole il Trusted Platform Module, un componente della scheda madre che serve a conservare determinate chiavi di cifratura in modo sicuro. Moro Linux ci ha fatto un video a riguardo, è come utilizzare il TPM su Linux. Se lo ritrovo, vi metto il link al video qui sotto in descrizione. E quindi, non me ne sta altro che provare con Windows 10. Quindi stacco, scarico quest'altro eseguibile, metto sulla pennetta Windows 10 questa volta, riattacco, e adesso vediamo se funziona. Avvicino la telecamera. Vediamo come va. Allora, qua non ci arrivava. Mi fa scegliere per le partizioni. Windows lo devo... Windows non può essere installato qua? Mostra dettagli. Perché non può essere installato? Andiamo alla posizione NTFS. Quello che posso fare è formatta. No, questo non contiene un... Adesso lo posso installare. Benissimo, pinguini. Adesso la domanda è: che ci faccio con questo computer? Fatemi sapere nei commenti quali sono gli utilizzi che ci posso fare. Io già ho pensato qualcosa e questo è anche perché sto installando Windows. Quindi adesso io proseguo con l'installazione di Windows e vi farò sapere come andrà. Prima di concludere, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. E inoltre, prima di andare, vi rimando agli altri video che posto su questo canale che troverete qui sotto da qualche parte, qua. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Filo.